Io penso che l'attore abbia un compito nella vita, arduo ma splendido. Quello di consolare, consolarci dei nostri lutti, degli abbandoni, delle malattie, della vecchiaia e della morte. Può consolare facendo ridere come Totò, ma deve riuscire a entrare, come faceva lui, nelle profondità linguistico-ripetitive distorte, o come Edoardo che, avendo raggiunto quella profonda conoscenza di sé, poteva consolare anche esibendo la sua persona in maniera quasi impudica. Per essere attori, quindi, non mi sembra sufficiente la bella dizione, la bella voce, la disinvoltura, l'elegante quanto narcisistico porgere, ma bisogna calarsi nel proprio buio profondo per risalire poi portandosi alla luce.